Ho accolto con immenso piacere e anche con commozione l'invito ad essere presente a questo importantissimo evento. Farò un po' da testimonial, considerato il fatto che gran parte della mia vita mi ha visto lavorare professionalmente come presidente, come giudice minorile per 18 anni e poi come capo del Dipartimento della Giustizia Minorile, cioè colui che ha innescato il processo di passaggio dall'ufficio quarto, che era una piccola struttura in capo al Dipartimento Penitenziario, per farlo diventare un percorso autonomo. Ecco, in questo lungo percorso ho avuto un rapporto profondo, vero, con il servizio sociale, che ha cambiato anche la mia vita, che è stato determinante nel mio modo di essere giudice, che non è stato più lo stesso. Perciò oggi, parafrasando l'illustre avvocato che scrisse l'elogio di un giudice fatto da un avvocato, io oggi posso dire, come ho fatto tante volte nella mia vita, posso fare l'elogio dell'assistente sociale fatto da un giudice. Lo faccio con immenso piacere, perché ho visto in voi due attitudini fondamentali. La prima è il costante riferimento alla cultura personalistica della nostra Costituzione, che all'articolo 2 dice che la Repubblica riconosce la persona come individuo e nelle formazioni sociali. Ebbene, io ho visto negli assistenti sociali un costante rispetto, riconoscimento e rispetto nei confronti della persona, anche quando la persona era marginale nella società, anzi con ancora maggiore passione ho visto cercare di riportare la persona alla sua dignità. La seconda attitudine che ho visto costantemente è quella nel servizio sociale di essere esperti della cultura della relazione, cioè la persona non è mai sola, quello che è il risultato di tante interazioni di contesto. Ebbene, io ho visto nel servizio sociale questo atteggiamento, attitudine costante a vedere la persona, il rispetto della persona, ma nel contesto. In questo senso, ecco, gli assistenti sociali non sono mai stati dei psicanalisti in un rapporto individuale tra paziente e medico, ma sono stati degli operatori della ricucitura delle relazioni sociali. Un esempio piccolissimo: in Sardegna abbiamo sperimentato la messa alla prova molto prima che diventasse realtà nel nuovo processo penale minorile. L'abbiamo fatta studiando un modello insieme al servizio sociale. Servizio sociale non solo del Ministero, e questa è la cosa straordinaria, ma servizio sociale come tale, cioè del servizio sociale delle comunità locali. Non c'è possibilità di intervento nella devianza, che è sempre una costruzione sociale, per dirla con chi ha studiato la devianza minorile. È una costruzione sociale, ma come tale è il risultato di una interazione di contesto che va analizzata. Quindi il progetto di messa alla prova del giovane, con lui concordato, da lui accettato, è il risultato di un impegno del servizio sociale del Ministero che riassume che cosa? Riassume le risorse che sono fuori, che sono nella società. Quindi un lavoro di relazione, un lavoro di contesto che è di straordinaria importanza, straordinariamente prezioso. Ecco,
siccome so di avere poco tempo, cerco di andare un po' per flash, però questa prima parte mi premeva molto dirla. Se abbiamo potuto elaborare il nuovo processo penale minorile, è stato anche grazie agli interventi, alle sperimentazioni, alla professionalità del servizio sociale della giustizia, che ha lavorato sempre di più per spogliarsi dell'esclusività dell'intervento e per chiamare in causa. Quindi oggi il processo penale minorile, così come la giustizia minorile, non è pensabile se non con una cultura personalista ed una cultura delle relazioni, quale solo il servizio sociale può dare. Perché vedete, il giudice lavora sul caso singolo, si deve trasformare, un giudice minorile deve lavorare molto su se stesso. Ecco, io ho trovato in questo lavoro che ho fatto su me stesso, ho trovato uno straordinario aiuto nel servizio sociale che mi ha aperto le prospettive. Ecco, ci sono due aspetti che vorrei esaminare, uno è l'aspetto culturale, l'altro è l'aspetto politico. L'aspetto culturale è stato già sottolineato, insomma, questo assistente sociale, questo servizio sociale, insomma, viene un po' considerato da una parte come quello che veniva ricordato, che ruba i bambini e li porta via agli altri, per cui non sono i genitori abusanti che sono responsabili, ma l'assistente sociale che casomai interviene e segnala. No. E l'altro è questo, cioè l'altro aspetto culturale è quello di considerare i minori come questioni minori. La giustizia minorile, per esempio, è una giustizia minore. Come tale c'è stato un tentativo doppio, reiterato di colpo di mano per cancellare la giustizia minorile, cioè gli assistenti sociali del Ministero avrebbero essere stati destinati a fare i cancellieri, i segretari di udienza, i collaboratori di altro genere, perché la giustizia minorile non deve esistere. Allora c'è stata una prima proposta che è arrivata a noi alla Camera di ristrutturazione totale, cioè rimaneva il Dipartimento ma senza esercito, quindi tutti sarebbero diventati in giustizia ordinaria. Questo è un colpo di mano della burocrazia del Ministero, non ho difficoltà a dirlo, delle burocrazie del Ministero che volevano mettere le zampe su professionalità molto rilevanti. E questa è una scelta che è stata fatta a livello politico e a livello di alta burocrazia del Ministero. Abbiamo fatto un argine una prima volta nella Commissione Giustizia, mi hanno ascoltato, forse sarà la barba bianca e i capelli bianchi, abbiamo fatto un grosso ostacolo, nel senso di dare un parere assolutamente negativo, no, la giustizia minore deve rimanere come tale. Poi successivamente sono ritornati alla carica e si stava per verificare il secondo colpo di mano, quando il governo stava ormai per essere il governo precedente, stava ormai per dimettersi, so che ci sono stati interventi importantissimi e determinanti per far sì che il parere espresso dal Parlamento fosse mantenuto, e in questo senso voglio dare anche un pubblico riconoscimento e anche una gratitudine al sottosegretario Ferri, che so che ha avuto una grande parte in questo. Ora devo chiedere di stringere, perché sì, siamo già... Ho finito. Il secondo aspetto è quello del rapporto tra servizio sociale e politica. Insomma, l'assistente sociale non può essere considerato il consolatore per le inadempienze della politica. Voi vi rifiutate, giustamente vi rifiutate, lo fate perché c'è una persona che soffre, fate l'intervento, però con la consapevolezza che non volete essere coloro i quali placcano gli animi e gli scontenti. Allora, su questo bisogna battere molto, perché sono le politiche sociali che bisogna rimettere in campo. Politica sociale è riappropriazione da parte della politica di quello che è il bene comune.
questo è importante dirlo, nel momento in cui voi dibattete nella giornata mondiale il problema appunto del rapporto, dello sviluppo e del servizio sociale, andiamo oramai il superamento dalla carità alla giustizia è già consolidato, andiamo verso dei nuovi orizzonti che sono quelli del welfare generativo, del restorative approach, in cui voi del servizio sociale siete veramente dei maestri. Andiamo avanti su questa strada e tanti auguri affettuosi. Grazie.